Ciao, come rafforzare il tuo carattere? Per rafforzare il tuo carattere devi sviluppare il muscolo della mente. Il muscolo della mente è la volontà. La volontà è ciò che è, come dire, come le proteine sono i mattoni dei muscoli, la volontà è il mattone della tenacia. E la tenacia è ciò che forgia e forma un carattere sicuro, un carattere forte. Allora c'è un semplice esercizio che tu puoi utilizzare per far questo. Un esercizio che tra l'altro veniva fatto fare ai Marines, cioè quello: ogni mattina, appena alzati, dovevano fare il letto in modo impeccabile. Qualunque cosa succedesse, dovevano rifare il letto in modo impeccabile. Uno dice: ma che c'entra rifare il letto per sviluppare il carattere? Perché per sviluppare il carattere e la volontà devi darti dei programmi e rispettarli. Fare il letto al mattino può sembrare una sciocchezza, ma è il primo successo della giornata, cioè nel momento in cui tu rifai il letto in modo impeccabile, appena alzato, se ti sei dato questo impegno, hai rispettato un impegno preso con te stesso. Poi gli impegni puoi anche aumentarli durante la giornata, non devono essere eccessivi. Gli impegni nelle tradizioni esoteriche sono i voti, non serve. Ad esempio, nelle tradizioni buddiste ci sono tantissimi voti, ma non è necessario avere 50 voti e non rispettarne neanche uno. L'importante è averne pochi, ma rispettarli. Qualunque cosa succeda, tu comunque quel giorno lì farai quella cosa. E questo serve a forgiare il carattere, a forgiare la personalità e a sviluppare il muscolo della mente, che è la volontà. Quindi, facendo letto al mattino, in modo impeccabile, come impegno che devi prenderti, inizierai piano piano a fortificare, a sviluppare, a migliorare il tuo carattere. Ciao, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao.